Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenute in questo nuovo video. Allora, oggi sono emozionatissima perché non so se sentirete differenze nell'audio, ma sto registrando in un altro posto. Sono a casa di Marco, non sono nel mio studio. Diciamo che questo è lo studio a casa di Marco che sto creando qui e sono super emozionata. Ho anche le labbra secchissime perché ho dimenticato il burro cacao a casa, porca miseria. Sono super emozionata perché è la prima volta che registro qui, però mi sembra di averlo strutturato nella maniera corretta per poter registrare tantissimi bellissimi, meravigliosissimi video. E quindi sì, sono emozionata, ma direi di cominciare subito perché oggi faremo un Mi Preparo con voi, in cui proveremo delle novità, in cui useremo prodotti che già conosciamo. E mi raccomando, prima di cominciare, se ancora non siete iscritti al canale e volete entrare a far parte della Divikika Community, vi invito ad iscrivervi con il tastino qua sotto, è gratuito, così come mollateci un like, gratis pure questo se il video vi piace. E ora possiamo cominciare. Sì, sono su uno sgabello e mi sento fuori dalla mia comfort zone. Let's begin. Primo prodotto che utilizziamo è il Secrets of Camouflage Face Primer di Deborah Milano. Questo qua è quello appunto verde che va a neutralizzare un po' di rossori. Perché? Perché io non so cosa mi sta succedendo in questo periodo, ragazzi, ma allora, che bella, sembro Hulk. Ero preparata al fatto che dopo l'iso comunque non avrei mantenuto la pelle di porcellana perfetta che appunto avevo durante la cura, quindi fino a là lo sapevo. Però, insomma, è abbastanza fastidioso dopo tutti i sacrifici che uno ha fatto, doversi poi ritrovare a vedere ancora certe cose sul viso. È molto fastidioso. Quindi, beccatemi pure con le corna perché ho dimenticato anche la lacca, insomma, ho fatto un casino. Ma tanto questo è più che altro un esperimento. E sì, quindi è fastidioso vedersi con queste cose in faccia. Ora sembro tipo, non lo so, sembra che stia male con il primer verde sotto, ma è tutto a posto, tutto perfettamente a posto. Primer occhi invece di Milani, eccolo qui, il eyeshadow primer lightweight, questo ci piace sempre un sacco. E che vi devo dire? Sì, sono emozionata perché mi sto costruendo pian piano lo studio qua. Questo non vuol dire che andremo a convivere, non per ora, perché tantissime di voi ovviamente me lo chiedono, ci starebbe anche dopo 10 anni di relazione, ma praticamente vi metto già le mani avanti perché appunto ricevo tante domande di questo tipo, vi dico già che no, purtroppo no, perché andare a convivere io la vedo, come vi ho già detto, anche un sacco di volte su Instagram e se ancora non mi seguite su Instagram fatelo perché vi aspetto, lì condivido praticamente la mia quotidianità e niente, non conviviamo appunto perché è una cosa seria andare a convivere, ragazzi, cioè bisogna avere un lavoro serio. Bisogna avere uno stipendio tale per cui riesci a vivere in due e soprattutto una cosa importantissima per me è l'indipendenza personale. Cioè io non posso, non, l'idea di andare a convivere, poi però dipendere da tuo marito, tuo compagno, eccetera, mi dà veramente parecchio fastidio. Quindi finché, tra virgolette, sono giovane, posso ancora stare dai miei e cercare di costruirmi un futuro indipendente. Ci provo. È ovvio che se mi trovassi in una situazione per cui proprio non ce la si fa, allora è un altro discorso. Cioè, ovviamente io non sto assolutamente giudicando chi lo fa, ma è proprio un concetto mio, cioè io ci provo fino a che ci riesco. Poi se proprio vedo che non va, allora uno si butta. Però non, cioè, non lo trovo molto sensato iniziare così, dando per scontato il fatto che tanto c'è il marito che ci può mantenere, quando invece si potrebbe fare diverso. Ma è un fattore mio, ragazzi, cioè ognuno nella sua vita fa che cacchio vuole. Infatti con queste mie parole non sto assolutamente giudicando le ragazze che hanno scelto di vivere a casa, così, perché
per carità, fate pure quello che volete, nel senso che ognuno è libero di fare, dire e pensare ciò che vuole. La mia personalissima opinione è proprio che se mi voglio comprare una borsa non voglio andare a chiedere i soldi a Marco, onestamente. Cioè, proprio una cosa che io, per come sono stata cresciuta, per quello che mi è stato insegnato, per tutto quello che è, io non riesco proprio a concepire, non ce la fa. Quindi, dato che ho questo limite, se così vogliamo dire, tra l'altro sto usando il fondotinta di Catrice, questo qua è l'HD Liquid Coverage, che mi sta piacendo tantissimo. Dicono che sia il dupe di quello di Rihanna, di Fenty Beauty appunto. Raga, se così è tanto meglio, perché è un ottimo fondotinta. L'unica cosa è che, vedete, adesso che ho la luce sparata, che ho la ring light, non quella che utilizzo adesso a casa mia per i video, che quella è diversa, proprio una tecnologia differente a livello di luce, questa che è la mia prima ring light che ho deciso di portare qua in pianta stabile, è molto flashosa, quindi potete notare che questo fondotinta con cos'ha l'SPF? Mi sembra che ha qualcosa tipo l'SPF. Comunque, fatto sta che flasha. La tonalità che uso io è il 30 Sand Beige, che va benissimo per me. Ragazzi, io spero di cuore che l'audio si senta bene, perché sto usando tra l'altro il microfonino. Il lavaliere non è una cosa che sono abituata ad utilizzare, quindi speriamo. Concealer utilizziamo Too Faced, il Born This Way Super Coverage Concealer. Mi sta piacendo tantissimo, veramente tantissimo, ha una coprenza pazzesca, ragazzi, ma è una roba pazzesca. E sì, quindi dicevo, io non mi metto di certo a giudicare le persone che lo fanno, che lo vogliono fare o che devono farlo per forza di cose, è solo una mia personalissima opinione. Questa tra l'altro è una delle spugnette di Amazon, del kit da 6, vi lascio il link nell'info box, perché ragazzi, cioè, io non sto più comprando spugnette, perché queste, oltre a essere veramente di ottima fattura, sono morbidissime, diventano enormi, cioè poi dipende, perché quella color petrolio non diventa così grossa, quella rosa ancora più piccina, questa è quella che diventa più grossa di tutte quante. Comunque sono di ottima fattura, e poi tipo con 10 euro te ne compri 6, forse anche di meno di 10 euro se non mi ricordo male, quindi io trovo che sia veramente un affare. Questa è la mia idea, io ci provo, e c'è da dire che, lo sapete se mi seguite su Instagram, che ho diversi progetti in ballo. YouTube non penso sarà mai il mio lavoro principale, per il semplice fatto che non può esserlo a livello economico, cioè io lavoro a volte con i brand, ma non a livelli di altre mie colleghe che stimo tantissimo, che riescono appunto a vivere di YouTube. Io in quest'epoca, tra l'altro, in cui YouTube sta anche un po' morendo, e approfittiamo di questo video per dirvi la mia, non me la sento di contare tutto su YouTube, per quanto sia difficile, ragazze, perché non pensate, ma veramente fare questo lavoro è complicato e porta via tantissimo tempo. Cioè, io qua per registrare adesso mi ci va un'ora buona minimo, se non un'ora e mezza o due, dipende da quello che uno fa, e poi ci sono almeno 3 ore di editing per ogni singolo video, quindi anche riuscire a portare tutti i video che porto ora sul canale è veramente una difficoltà per una persona che conduce una vita normale. Ragazzi, amo tantissimo questo correttore, perché ho fatto questo balzo così, non lo so. Mulac, la cipria, se no non la uso mai, perché io trovo alla fine della fiera molto scomodo questo fatto qua così, e quindi cosa faccio? La svito e la uso per fare i baking, pucciando bene la spugnetta dentro dalla parte pulita. Non è molto igienico, ma è molto comodo per fare questo. Io sto usando la Sealed Deal Yellow, e quindi sì, questa è un po' la sostanza. Ma volevo proprio parlare in questo video di questo fattore di YouTube che sta morendo. Allora, stiamo vedendo diversi video, primo fra tutti io ho visto quello di Favijay, che mi è stato appunto segnalato dall'Erichioba, perché diversi miei colleghi tra l'altro stanno riscontrando questa problematica, che per chi vive di YouTube è un problemone,
del calo delle views. Calo delle views cosa significa? Anche un calo di visite sul canale che genera poi un calo di entrate, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ripeto, c'è gente che ci vive con YouTube. A meno che non si parla di numeroni, quindi gente con veramente iscritti a livelli astronomici, chi è nella fascia media si trova in difficoltà, perché comunque ogni views è un guadagnino in più e ogni iscritto anche. Capisco che è un problema per chi vive di YouTube. Però qual è la mia opinione? Cioè, è stato ipotizzato, madonna che argomenti seri ragazzi, però è stato ipotizzato che questo calo sia portato dalla voglia di Google di finalmente eliminare sto Google Plus che ci hanno imposto un po' a tutti noi creator, perché a una certa YouTube ci ha detto o ti fai l'account Google Plus o non vai più avanti, quindi ci hanno imposto di fare questo benedetto account di Google Plus perché volevano fare concorrenza allo Zuckerberg. Non ci sono riusciti perché nessuno si è filato Google Plus, perché non hanno neanche fatto niente. Io tra l'altro molto casalinga disperata con lo Scottex per pulire, e non hanno manco fatto niente per andare a risolvere un po', a migliorare questa cosa del Google Plus. Mi sparo un po' di Glenn Glow Glow Setter che ho ordinato da poco da Sephora, vi lascio tutti i link possibili nell'info box con i prodotti che utilizzo, sto migliorando. Vi piace questa cosa che vi faccio l'info box come si deve? Ci tengo a saperlo perché mi impegno tanto, non è facile fare l'info box con tutti i link eccetera, quindi fatemelo sapere. Allora me lo sparo. Boh, vi dirò che secondo me non è che sia tutta sta gran cosa comunque sto Glam Glow Glow Setter. C'è stato imposto di farlo Google Plus, non è andato come evidentemente avevano previsto e quindi lo stanno eliminando. Però, dato che Google Plus è così tanto radicato all'interno di YouTube, perché l'hanno fatto radicare così tanto all'interno di YouTube, cosa succede? Che pian piano eliminando, cercando di eliminare questa piattaforma, stanno creando quelli che si chiamano bug su YouTube, almeno è stato ipotizzato che si tratti di bug. Secondo me, cioè io sono sempre stata un po' così, dalle prime volte in cui ho sentito sta cosa ho detto non lo so. E comunque, niente, sostanzialmente di che cosa si tratta? Di errori nel sistema YouTube che ti portano a quanto pare ad avere molte meno views e molte meno iscrizioni e molte meno entrate e molto meno di tutto. Se non lo sapete ragazzi, io sono su YouTube da 10 anni e quindi ho visto tutte le epoche, quasi tutte le epoche di YouTube. Io intanto mi faccio sopracciglia col Brow Pot Mars di Nabla. Ho visto quasi tutte le epoche di YouTube, di conseguenza ormai quasi non mi toccano più. Però c'è anche da dire che il mio canale è sempre stato un canale di nicchia, non ha mai preso il volo come quello di tantissime mie colleghe, mai, non ha mai preso il volo che avrebbe dovuto prendere. Quindi io da un lato ho già passato la fase di disperazione, tutt'oggi comunque è una cosa che mi tocca, mi dispero, cioè non è una cosa easy da gestire. Se tu vedi e senti che il canale non va come ti aspetti, credetemi, non è facile, perché come appunto dicevano, ho visto anche il video degli Hakmet, vi lascio sia il video di Favij che quello degli Hakmet giù nell'info box così capirete di che cosa parlo, però praticamente gli Hakmet hanno citato diversi altri ragazzi che io non conosco perché non sono del mio settore youtubiano, però appunto uno di questi diceva che è svilente, demoralizzante, perché uno ci mette anima e cuore nel fare tutto ciò e poi va come va. Io ho bisogno di uno specchio più vicino, quindi prendiamo la palette che useremo dopo. Spoilerone, la Soft Does Nails, visto che mi chiedete tanto di Makeup Revolution, eccoci qua. Sì, comunque non è facile, è molto svilente e ragazzi, io lo capisco benissimo perché, ripeto, anche se il mio canale è piccolino, anche io ci metto anima e cuore a fare ciò che faccio. Cioè, mica patate, come si suol dire, no? Quindi, da un lato lo capisco, dall'altro dico, regà,
come dicono gli HMET, noi ci siamo già passati non so quante volte stando su YouTube da 10 anni, quindi ok, ci preoccupa perché specialmente canali grossi, ripeto, vivono di questo, però cioè non ci scandalizziamo. Il problema di questo bug dell'ultimo periodo è che sta colpendo più, come si dice? Sta colpendo veramente più persone, più canali rispetto ai bug precedenti. Questo qua, a quanto pare, sta avendo un impatto molto più grosso e quindi gente che fino adesso ha, diciamo, vissuto di YouTube nel senso che proprio ha avuto la gloria che molti come il mio canale non hanno avuto, sta avendo la batosta. Sta avendo la batosta, cali di views del 40%, cali di iscrizioni, cali di tutto. E quindi cosa succede? Se non l'hai mai vissuto, la prima volta è una botta. Però posso dire una cosa, cioè io ho visto appunto questi due video, no? FaVJ, che è sempre stato un top del suo settore, quindi videogame eccetera, ha esposto il problema come se non fosse un problema suo, perché a quanto dice lui ha provato a cambiare format, ha provato a cambiare tutto, ma come se è un problema di YouTube, un problema legato a questo distaccamento di Google Plus da YouTube, che ci può stare, è un ragionamento che fila, ci può stare, può anche essere così. Io penso semplicemente che, dato che YouTube è cresciuto, si è evoluto, i creator che adesso popolano YouTube sono molti di più di quelli che c'erano quando FaVJ è iniziato e quando è iniziato tutto questo fenomeno del fare lo YouTuber, e adesso, come dicono anche gli HMET, YouTube è saturo di creator, ha anche fatto la grandissima minchiata, perdonatemi il termine, di concedere monetizzazioni a cani e porci, nel senso che quando io ho iniziato YouTube te la dovevi guadagnare, non era così facile come lo è stato fino a pochissimo tempo fa ottenere una monetizzazione, quindi avendola data a cani e porci, che detta così è proprio bruttina, adesso YouTube si trova in crisi nera perché non riesce a stare al passo di tutto, dei finanziatori, degli sponsor, degli YouTuber, eccetera eccetera eccetera. E questo è un discorso. L'altro discorso invece è che siamo in troppi. YouTube non promuove più come una volta i contenuti di qualità, ma quello che interessa a YouTube, ovviamente essendo un meccanismo, non dovete immaginare YouTube come una persona o un insieme di persone. YouTube è una macchina, è un mega archivio, come se fosse un mega hard disk sul quale noi carichiamo dei contenuti, quindi i nostri file, che però possono essere visti un po' da tutti, no? Quindi non è il tuo hard disk personale. Quindi YouTube è l'hard disk, è sostanzialmente la piattaforma, il posto dove noi ficchiamo tutti i nostri file. Chiuso. Ed è gestito dalla macchina hard disk di YouTube. Cioè ci sono anche persone dietro YouTube, però il grosso lo fa la macchina youtubiana, che non ha coscienza, che non ha cognizione, che è una macchina a tutti gli effetti. Quindi alla macchina interessa solo ed unicamente il dato fatto di numeri. Adesso utilizzo il Roma Brown. Lo so, questo video probabilmente verrà tipo lunghissimo, ma veramente ci tengo tantissimo a dire la mia opinione. Dato che alla macchina frega niente del contenuto di qualità, ma interessa il numero, ha buttato giù tutti quei canali che facevano contenuti di qualità, magari con pochi numeri, perché magari avevano bisogno di crescere e che con l'algoritmo vecchio probabilmente sarebbero anche riusciti a crescere, per favorire quelli che nell'immediato davano i numeri che la macchina richiedeva. E quindi è tutto questo ciò che ha generato quel che adesso è YouTube, quindi un posto dove innanzitutto, se non fai cose demenziali o poco utili, non sei nessuno. E sto parlando di challenge e cose così, perché l'algoritmo attuale si basa sui trend, quindi tu devi fare ciò che è in trend. Se tu vai nella sezione trend di YouTube, trovi solo gente che fa minchiate dal mattino alla sera, che non è più intrattenimento, perché ragazzi, diciamoci la verità, dopo che ne vedi due ti sei anche rotto le balle di vedere sti video dove gente che fa cose assurde e continua
per sempre a fare cose assurde nei propri video, quindi non è una cosa produttiva, è una cosa secondo me completamente improduttiva. Però YouTube si basa su quello, di conseguenza cosa facciamo anche noi beauty youtuber, che non dovremmo cadere in questa trappola, però lo capisco perché, ripeto, c'è qualcuno che ci lavora e ci vive di YouTube, quindi a una certa ti devi adeguare, no? Cosa succede? Che sostanzialmente cadi in questo baratro, nel baratro in cui sì, cresci, però cresci perché la gente ti segue per le minchiate, non più per le cose veramente utili. Quindi poi ti ritrovi ad avere un pubblico che nel momento in cui tu gli proponi il video utile non te lo guarda. Cioè, è proprio detto papale papale, perché a loro interessa farsi la risata di gusto vedendo te che scimmiotti come un pagliaccetto. Ci siamo capiti? Quindi, tutto ciò per dire che io intanto ho finito la mia base con fondotinta eccetera, adesso passo al contour con la mia palettona di Phoebe, che amo tantissimo e vorrei che prendesse più piede questo brand, perché fa delle palette magnetiche che sono la fine del mondo, con dentro le mie terre di Puro Bio, Just Up numero 127. E allora, tutta sta storia del bug e tutte queste cose qua, secondo me è vero in parte, ma d'altro canto ci siamo bruciati da soli, ragazzi, perché è vero, bisogna far ridere le persone, una risata ti fa stare meglio che guardare un video di trucco utile, su questo non c'è dubbio, però magari il video di trucco utile fa imparare qualcosa alle persone, le persone ti seguono perché tu puoi, non dico avere la pretesa di insegnare qualcosa, ma trasmettere una tua conoscenza, ed è interessante, cioè io sono di quest'idea qua, e tutto sto discorsone, tutto un discorsone concatenato. Ovviamente non sono qui a dire dobbiamo cambiare YouTube, perché YouTube è sempre cambiato, ma in maniera completamente diversa da come ce lo aspettavamo noi creator, sempre. Quindi non mi aspetto che questa volta si torni indietro, perché non si può più tornare indietro, però mi aspetto che ci evolveremo e chissà, magari YouTube tornerà a essere un posto pacifico in cui i creator stanno bene insieme, in cui ognuno riesce a guadagnare la propria fetta, ognuno in maniera equa sale e cresce come deve essere, e non ci sono, perché poi si sono generati tutta una serie di asti, di conflitti che per colpa di questo algoritmo non hanno un senso, hanno portato gente a bisticciare per le visualizzazioni, che sì, ok, che è il tuo lavoro, però easy. E quindi questo è quanto, ragazze. Madonna, sono già 25 minuti che parlo di questo, voglio morire. Adesso zoom sugli occhi e facciamo questo look autunnale utilizzando la Soft Dust Nails, questa è la Extra Spice, è una palette che mi piace un botto e che secondo me per l'autunno ci sta alla grande. Ho fatto uno zoomino che è meglio, perché quelli che faccio in post produzione, come è stato per il video di Navla, non vengono bene come con lo zoom diretto dalla fotocamera. Allora, incominciamo con il pennello numero 228, sempre di Jessup, il colore che si chiama Cookie Enough. Cioè, io questa non l'ho mai usata, ragazzi, ho solo sbocciato due o tre colori e ancora non l'ho mai usata. Dopo il mega video super haul che vi ho fatto di Makeup Revolution, che vi lascio sempre nella i delle info giù nell'info box, non l'ho mai usata, ho usato l'altra di Petra, ma questa ancora non l'avevo mai usata, e lui lo applico appunto nella piega. E sì, e quindi questo è quanto, ragazze, io non mi sto scandalizzando più di tanto perché ormai ci sono abituata e me ne sono fatta una ragione. Ripeto, ci sono persone che ci vivono con YouTube che vanno in panico, ma io dico, ve lo siete anche un po' ricavato, perché onestamente io non ho mai ceduto alla tentazione di rendere il mio canale una, come posso definirlo, un archivio di cose inutili, cioè non ho mai ceduto a questa tentazione perché io per prima non le gestisco, cioè le mie challenge hanno sempre comunque un fine utile, tutte quelle che faccio hanno un fine utile o comunque sono inerenti al mio settore, di conseguenza non sforano nel ridicolo e... ma non lo so, è tutta una serie di cose, tutto ciò che ho fatto è sempre stato perché
è utile e basta. Non l'ho mai fatto per ridicolizzare qualcosa o qualcuno, assolutamente. Che bello questo colore, lo amo già tantissimo. Con un altro pennellino, questo è un set di eBay, ragazze, di micro pennelli, anche questo se lo trovo ve lo lascio nell'info box. L'ho pagato una cavolata, però per iniziare e anche per non iniziare, insomma, se avete bisogno di pennelli in più, può servire, può tornarvi utile, non hanno numero, non hanno niente, sono tutti fatti così. E ok, quindi adesso, dato che ho la maglia rossa in mood autunnale, vado a prendere Cheesecake. Sei tu? Sì. Prendiamo direttamente Cheesecake, che potrei prendere anche Chocolate, eccolo qua. Si chiama Chocolate Orange. Vabbè, prendiamo prima questo. Comunque spolverano un pochino, E continuo a fare la mia piega dell'occhio. E quindi non sono mai cascata in questo baratro, di conseguenza ho accettato anche il fatto che il mio canale non crescesse come volevo, perché non volevo scadere in questi tipi di contenuti. Ve lo siete un po' creato, secondo me, no? E quindi mo ve lo tenete. Vi tenete questo sfacelo che è stato generato su YouTube. Io sono tranquillissima, nel senso, ho sempre i miei momenti di sclero, anche con le mie colleghe che sono dolcissime, perché comunque mi dicono la verità dei fatti, ovvero che probabilmente dovrei cambiare approccio, eccetera, per stare in linea con quello che adesso YouTube è e richiede. Loro sono dolcissime, quindi io su questo non posso dire niente. Però poi ben presto mi rendo conto che io sto bene così, ragazze, cioè alla fine se mi volete seguire per una cosa di utilità io sono felicissima, se posso tornare utile alle persone sono contenta, non mi viene in tasca niente se invece non sono utile. Questo è il mio modo di vedere le cose, di pensare alle cose. Comunque prima ho mischiato le due terre di Puro Bio, ma non vi ho detto il numero, perché mi perdo in questi discorsi noiosi. Sapete che il mio canale è la noia, no? Ecco, quindi adesso vediamo di non spaccarmi le unghie. Ok, tonalità numero 01 e tonalità, ce l'ho fatta, numero 02. Le ho mischiate insieme perché una è tanto fredda quasi verde, una è fredda ma più marroncina. E per fare un leggero contour, come lo faccio di solito, mi trovo benissimo a usare queste due. Guardate come si sfumano bene gli ombretti, fantastico, adoro. Ora invece col pennellino Jessup 227 vado con Cheesecake. Vado con Cheesecake. Ah, sono molto indecisa, però sì, vado con Cheesecake perché non voglio riproporvi il trucco che ho fatto per la palette di Nabla, che tra l'altro amo tantissimo, mi sta piacendo tantissimo. Sempre link nella i e giù nell'info box, e quindi cercherò di tenermi sui toni un po' più autunnali, fall vibe. E quindi è così, ragazze, cioè secondo me YouTube non sta morendo, semplicemente si trova un attimo in tilt perché anche lui ha fatto cavolate prima e adesso non sa come porre rimedio senza far però perdere ai creator. Certo è che non li ha mai tutelati, questo è vero, perché valiamo meno dell'ultimo impiegato di YouTube, veramente, cioè proprio meno dell'ultimo nella scala gerarchica, valiamo solo quello, però allo stesso tempo noi abbiamo contribuito a costruire YouTube, quindi insomma l'importanza ne dovremmo avere. E invece no, minimamente, c'è chi ha la botta di culo e proprio detto francamente ce la fa, e a volte non ti spieghi neanche il motivo per cui certe persone scalano la montagna in maniera così semplice, tu sei lì che ancora sei alla base con tutte le attrezzature necessarie ma non ce la fai, quindi cioè ha favorito certe persone però senza considerare nemmeno loro, perché se poi ci stiamo a guardare in maniera neutrale nessuno di noi ha un'influenza sul sistema YouTube tale per cui possa portare le difficoltà reali e cercare di risolvere un problema, quindi alla fine siamo tutti uguali ed è penso questo il problema principale di YouTube. Andiamo a prendere il colore che si chiama, allora io vorrei fare qualcosa col giallo, ragazzi, vi dico la verità, vorrei fare qualcosa sul giallo, quindi prendo Brownies e vado nella parte più esterna e poi vado con gli arancioni gialli perché adoro tantissimo. Prendo questo colore qua che è il colore marrone più scuro della palette, poi abbiamo anche un nero che è Reputation, quindi ce l'abbiamo. Anche perché si ventila già, ho già visto qualche creator americana che si sposta, che abbandona YouTube perché ormai è una cacata, ma ripeto, questo è quello che ci siamo creati portando YouTube a seguire quello che abbiamo realizzato noi, quindi in realtà
è un 50-50, perché ripeto, è una macchina, non è una persona, eccetera eccetera. Cioè, poi i soldi, ragazze, i soldi sono sempre tutto in questi settori qua, quindi si va dove il soldo c'è. E piove sempre sul bagnato, citazione di Marco, quando io mi dispero su queste cose. Però si riferisce a tantissime cose. Madonna, che bello questo marrone, lo amo tantissimo! Ok, non esaltiamoci troppo, però è tipo la fine del mondo questo marrone qua. Ma questa palette è fighissima, perché non l'ho provata e comprata prima? 10 euro di palette, 12, quant'è che costa? Torniamo di correttore, che ultimamente mi sto prendendo bene a fare la crisi così col correttore, quindi... andiamo di correttore e andiamo a schiarire. Quindi eccoci qua, eccoci qua. Ci sono degli youtuber americani che stanno proprio abbandonando YouTube, se ne stanno andando altrove, ma io non penso che sia la soluzione giusta, nel senso che YouTube deve cambiare per forza, a questo punto deve per forza cambiare se non vuole morire veramente. E penso che sia nel totale interesse di YouTube farlo, quindi penso che bisogna solo avere pazienza di aspettare. In tutto ciò, il mio canale sta crescendo come al solito, quindi con la lentezza di una tartaruga, di un bradipo, dipende da chi vi sta più simpatico, e quindi io non ho visto tutto questo problema di calo di views eccetera, perché in realtà va tutto come al solito, quindi una caccata come al solito, e lo so, però sono contenta della qualità dei miei iscritti, ragazzi, perché ve l'ho detto fino ad adesso che io preferisco fare cose utili e sensate piuttosto che poi trovarmi con cose che non mi si confanno. Possiamo chiudere questo discorso? Possiamo chiudere questo discorso? Io volevo usare, porca miseria, la palette di We Makeup, ma me la sono completamente dimenticata in questo discorsone qua. E vabbè, eccoci qua. Ve la farò vedere nei prossimi video. Non vogliatemi male. Sono una cosa impressionante, vi giuro, mamma mia. Io tra poco devo anche andare a preparare il pranzo, perché sarebbe anche il caso. E qua mi è venuta perfetta, di qua guardate che cagata che mi sta uscendo. Molto molto bene. And quindi possiamo procedere andando ad applicare Sweet and Sour, che è questo arancione bellissimo, che forse adesso pronunciandolo mi viene in mente che forse l'abbiamo già utilizzato. Sweet and Sour è questo qui, meraviglioso, e lo applichiamo nella parte più esterna. Guardate il payoff, ragazze, cioè a parte il fatto che sotto ho una base appiccicosa cremosina, quindi è normale che sia così, ma c'è il colore. Cioè queste palette di Makeup Revolution, perché mi ci sono tra virgolette fissata ultimamente? Perché l'ho scoperta grazie a voi più nel dettaglio, perché mi chiedevate sempre: Miri, ma facci sapere perché non provi Makeup Revolution? Io boh, chissà perché eccetera. E allora mi sono decisa a provarle, ragazze, io me ne sto veramente innamorando, perché hanno una qualità pazzesca, cioè non hanno niente da invidiare a palette più costose. E poi con poco vi portate a casa delle palette, che questo è quello che ci interessa veramente, e con poco vi portate a casa delle super palettone. Adesso risfumo un po' col pennello con cui ho applicato, cos'era? Cheesecake, mi sembra di sì. E poi però devo riprendere anche il pennellino con cui ho applicato il marrone, quindi Brownies, perché se no si vede lo stacco e questo non è mai carino. Quindi prendo ancora un po' di Brownies e vado a sfumare questo bellissimo Sweet and Sour e via così. Per quanto voi non siate creator e quindi la cosa vi può toccare solo fino a un certo punto, però che cosa ne pensate di quello che sta succedendo su YouTube Italia attualmente? Cioè voi, non lo so, prendo questo mini pennellino di Puro Bio perché mi sto accorgendo che ho portato un sacco di pennelli ma pochissimi d'applicazione, quindi prendo questo mini pennello di Puro Bio che faceva parte di una palette e prendo il giallo perché voglio andare de giallo di brutto. Di tutta questa situazione, la pensate come me? Non la pensate come me? Sono veramente stracuriosa di sentire la vostra opinione a riguardo. Nell'ambito beauty poi vabbè, siamo sempre sugli stessi discorsi, ovvero che il beauty in Italia ormai è sempre più difficile da fare, perché devi sempre stare a metà tra il trash
l'utile. E quindi veramente chi riesce, tanti complimenti, perché tipo io faccio fatica a stare a metà tra il trash e l'utile. Detto proprio onestamente. E quindi poi succede che la noia imperversa sul canale delle chicca e quindi le persone che mi amano mi seguono e pace figli maschi, perché a una certa, cioè uno non è che può impazzire così perché deve fare visualizzazioni. Vabbè. Tu dici anche il tuo lavoro, cioè c'hai aziende, ho aziende che contano su di me e sulle mie views. Vabbè, ragazzi, però è una certa, se mi volete sostenere mi sostenete, se non mi volete sostenere nessuno vi obbliga, quindi è così. E io non devo impazzire di certo per cercare di, come si dice, di fregarvi le visualizzazioni. Nell'angolo interno dell'occhio vado con, pensate, ogni volta mi esce questo accento PMU, vado con l'illuminante di High Heart Revolution, questo Rose Gold Glow. E ragazze, pauroso questo illuminante, veramente pauroso, cioè, ma di che stiamo a parlare? E vado all'angolo interno, perché nella palette qui di Soft as Nails non c'è un colore dorato che vada bene per questo make-up, cioè ci sono degli sheer molto belli, dei colori brillanti molto molto belli, ma o freddi o troppo scuri, che non vanno bene per l'angolo interno di questo trucco qua. Quindi adesso c'è schiaffo l'illuminante! Che bello però, è super autunnale questo trucco. I like it! Oh yeah! Raga, vado ad attaccare l'acqua della pasta e ci vediamo tra poco. Real life! Arrivo, eh! Ok, dopo aver praticamente pranzato, quindi mi si è anche lucidato leggermente il fondotinta, ma onestamente mi piace anche, quindi non vado neanche troppo a ritoccarlo, vado a completare questo trucco degli occhi che, tra parentesi, più lo guardo più mi piace di qua però, perché guardate che bella linea netta, qui non si capisce bene che cosa sia. Allora, io ovviamente ho perso tutto il filo del discorso, perché nel frattempo appunto avendo dovuto preparare ho perso un po' il filo del discorso, quindi cercheremo di riprenderlo truccandoci. Comunque vado a prendere Cookie Dog, che è lui con il pennellino mignon di Puro Bio. E vado sotto le ciglia inferiori. Così. No, ma seriamente, di che stavo parlando? Stavo parlando del fatto che YouTube è mezzo morto. Però volevo anche onestamente chiudere il discorso, perché sennò veramente la noia è sempre solo sul mio canale e onestamente non mi va. Quindi volevo chiudere quel discorso lì. Adesso prendo un po' di Sweet and Sour col pennellino da ombretto e vado qui sotto, prendo anche un pochino di brownies sempre col pennellino 231 di Jessup. Comunque sono realmente colpita dalla qualità di questa palette, ragazzi. Adesso capisco perché mezzo YouTube ne parla e perché piace così tanto, perché veramente di ottima qualità per essere, ripeto, low cost, cioè molto meglio di quelle di Essence, per farci capire. E costa uguale, quindi onestamente, piuttosto che andare a buttare via i soldi, prediligete queste qua. E io lo capisco che magari quelle di Essence le potete swatchare, vi sentite più tranquille, ma fidatevi, noi i video questi qua li facciamo apposta. E quindi eccoci qui. Allora, vado un attimo a riprendere Cheesecake con questo pennello da ombretto che è il 227, sì, esattamente, e vado solo un attimo a enfatizzare questa zona qua. No, vabbè, ragazze. È bellissimo perché mi ricorda le foglie d'autunno. Mi ricorda le foglie d'autunno e la cosa mi piace tantissimo perché io amo l'autunno. Diciamo che secondo me l'amore verso le stagioni varia a seconda dell'età. Questo è quello che io ho inteso. Sapete che c'è? Che a sto giro l'eyeliner non lo utilizzo. Ma perché? Perché i miei trucchi sono tutti uguali. Hanno tutti l'eyeliner nel mezzo, quindi non lo voglio utilizzare. Voglio andare a utilizzare qualche pezzo della collezione di neve che si chiama Rebel Epoch.
eccolo qua, io nel frattempo sono diventata illuminata d'immenso. Questa qua che mi è arrivata la scorsa settimana, praticamente si tratta di tre cialde, di cui un ombretto, un blush e un illuminante. Ombretto, illuminante e blush. Magari possiamo anche utilizzare il blush effettivamente, anche se è molto carico, ma cercheremo di andarci caute. E poi abbiamo sempre di questa collezione appunto tre matite occhi e tre matite labbra. Le tre matite occhi sono esattamente queste tre, quindi che vanno dal bronzo dorato al blu viola al viola intenso. E poi abbiamo tre matite labbra che invece sono queste qui, viola, mattone e non so che colore è questo, onestamente. Però se io metto questo, anche volessi mettere questo bronzo all'interno dell'occhio, non si vede la mazza. Quindi sempre di neve, vado a prendere Sombra, che mi sembra fosse quella più calda, sì esattamente, e vado appunto all'interno dell'occhio. Ma dai! Perché poi sulle labbra ho delle novità di Paola P da provare. Quindi con Sombra vado dentro l'occhio, ovviamente sia sopra che sotto. Ok, quindi non volendo applicare l'eyeliner per lasciare intravedere meglio il trucco che ho fatto, vado a provare questo nuovo mascara di Paola P che si chiama Be Sexy. Ed è un mascara che dovrebbe essere incurvante, volumizzante, applicatore a clessidra, praticamente uguale al Better Than Sex, quindi andiamo di mascara. Bella come una mattina d'acqua cristallina, sta a vedere che non ho attaccato il microfono, taratatata, infatti taratatata. Io fino adesso ho parlato senza aver attaccato il microfono, sono troppo abituata ad avere il Blue Yeti che registra sempre e quindi mi sono dimenticata di riattaccare il microfonino. Quindi vi stavo dicendo riguardo il mascara che tende un po' ad appiccicare le ciglia e a fare i rametti, poi adesso che sono lunghe lo vedo ancora di più, cioè fa tanta lunghezza, questo è innegabile. Tanta lunghezza ma poca definizione e poco volume, cosa che invece noi ricerchiamo perché non siamo mai contenti se abbiamo le ciglia lunghe, le vogliamo più voluminose, più curve, più allungate, quindi un mascara ci deve accompagnare. E stavo dicendo che il mio mascara preferito in assoluto adesso con le ciglia così è il Gentleman di Murak, ragazzi, c'è una pasta che a me piace da impazzire e soprattutto il fatto che vi vincoli tra virgolette a fare una sola passata per me è la manna dal cielo. Ora sotto l'arco sopraccigliare prendo uno di sti pennellini no brand e prendo sempre l'illuminante che vado a mettere poco, molto scaricato, appunto sotto l'arcata. Questo pennellino qua è tipo un angolato molto morbido che quindi mi permette di applicare l'illuminante come fosse un ombretto molto delicato sotto l'arcata e poi naturalmente riprendo sempre il 228 con il primissimo colore che ho utilizzato per sfumare e vado praticamente a migliorare la mia sfumatura. Com'è senza eyeliner? Diciamo che con le ciglia lunghe ci può ancora stare, con le ciglia sfigate e corte come le avevo prima, anche no. Possiamo passare al resto del viso. Allora, ci sarebbe un illuminante in crema di Paola P, questo qua si chiama Opulence Light 01 Aurora Boreale, che però appunto, come dice il nome, è lilla, è dorato, non ci azzecca una mazza con il trucco che sto indossando, quindi io direi proprio di andare ad utilizzare l'illuminante di neve, che è questo qua, e si chiama Save the Queen. Il blush invece si chiama Bruised, vabbè, questo qua, ci siamo capiti. Allora iniziamo dal blush, uso lo stesso pennello con cui ho fatto contour, tanto è tutto molto leggero e ne prendo poco perché non so se lo vedete ma mi sa di colorino carichino, quindi poco è applicato sempre nel senso del pelo per non fare macchia, quindi dall'alto verso il basso. A me piace un sacco applicare così il blush, non so, ho questa cosa qua e mi piace un sacco il colore perché come potete vedere non è
eccessivo, è un bel colore intenso, ma non fa macchia. Vabbè che i blush di neve, esattamente come gli ombretti, io li trovo veramente di qualità, però non fa macchia, e il colore è stratificabile, vedete, riesco a stratificarlo come si deve. Non aggiungiamo né altro perché ce n'è già, direi che ce n'è già abbastanza. Ok, possiamo passare all'illuminante, quindi Save the Queen, e lo applichiamo lui con un pennellino a ventaglio, perché lo vedo anche lui abbastanza carichino, sullo zigomo alto. Save the Queen è un illuminante rosato con una base bronzea, che ovviamente applicata col pennellino a ventaglio risulta molto più delicato che non con un pennellino. Guardate che bello! Cioè, con un pennellino da illuminante, di quelli là a fiamma, perché quelli là concentrano un sacco di colore. Vado a contaminare anche un pochino l'arcata sopraccigliare per dare morbidezza, sempre. Cioè, ma state vedendo? A me piacciono quando sono così, perché sono super delicati. Mi piacciono anche strong e intensi, però quando sono così, cioè che dovete lavorarli di più, secondo me sono bellissimi perché sono molto più naturali. I like it, come on! Ok, dicevo, allora, nella collezione ci sono due gloss che non apro neanche, perché sono dei colori che io personalmente non metterò mai, ve li metto da parte per un futuro giveaway, e sono un arancio e un color fucsia. Però sapete, sono ottimi questi gloss qua. L'unica cosa è che i colori non sono tanto nel mio stile, quindi se posso metterli da parte per voi sono ben contenta. E poi abbiamo questi Paint for Lips di Paula P, che a me attirano un sacco, ma attira in particolar modo questo. Guardando il trucco che ho indosso oggi, lui si chiama Venice, numero 20. Io amo i liquid lipstick di Paula P perché a me personalmente durano abbastanza. Ok, non sono assolutamente paragonabili a quelli di Sephora o a quelli di We Makeup, no, però sono confortevolissimi sulle labbra e il colore dura un sacco, quindi vado ad applicare Venice. E voilà ragazze, look terminato. Che cosa ne pensate? A me piace tanto, come al solito, i look che creo ho molta autostima e quindi me la gaso e mi piacciono tanto. No, mi piace un sacco il gradient che sono riuscita a ricreare sugli occhi, che ricorda un sacchissimo l'autunno. Il mascara alla fine, dai, possiamo anche promuoverlo a grandi linee, ma il rossetto, fermi tutti, perché il rossetto a me piace un sacchissimo. Ovviamente aspetto i vostri commenti in cui mi dite che cosa ne pensate dei colori, dei prodotti e del trucco in sé per sé. Io adesso vado a farmi una doccia, mi lavo i capelli e poi mi sa che registro un altro video, perché stasera ho ospiti a cena, però devo anche lavarmi i capelli. Quindi vi ringrazio per aver seguito il video e noi ci vediamo nel prossimo. Un bacione, ciao!